Amiche e amici di Gocce di Libri, ben ritrovati qui sul canale. Dicembre, si sa, è tempo di bilanci, di classifiche e ho pensato, prima di condividere i miei preferiti, i libri che ho letto nel 2022, di parlarvi dei libri flop, dei libri che, mentre cercavo di stilare la classifica dei miei libri preferiti, perché mi sono scritta tutti i libri che ho letto quest'anno, mi sono imbattuta in alcuni titoli e li guardavo e ho detto: ma di che cosa parlava questo libro? Non me ne ricordavo. E quindi ho pensato: caspita, però è una cosa molto strana quella di non ricordare assolutamente nulla di un libro letto pochi mesi fa. Vabbè, insomma, io ho letto più di 100 libri quest'anno. E quindi ci può stare qualche caduta di memoria, però nonostante tutto volevo condividere questi titoli, non tutti, non me li ricordo, alcuni proprio non mi sono piaciuti e ho smesso di leggerli, alcuni non mi sono piaciuti, ma sono arrivata fino alla fine. Quindi volevo condividere una decina di titoli con voi. Ovviamente il piacere o non piacere del libro è talmente soggettivo che magari voi li avrete amati alla follia questi libri se li avete letti. Quindi sarò molto curiosa di sapere anche cosa ne pensate. Sono un po' random, nel senso che ce n'è uno che sono sicura è il peggiore, però gli altri sono un po' in classifica un po' approssimativa, ecco, insomma. Al numero 10 ho messo Finché tutto resta chiuso in un cassetto di Olivia Ruiz. Visto che questi sono tutti libri che io ho noleggiato in biblioteca e meno male, così non ho speso soldi in libri che non mi sono piaciuti, sono andata a rivedermi la descrizione, l'incipit del libro, così da condividerla, perché ovviamente se non me lo ricordo non vi posso parlare di un libro che non vi ricordo. Però vi dirò perché l'ho scelto e perché poi ho deciso di non leggerlo più, o ho la ragione per cui non mi è piaciuto. Il libro di Olivia Ruiz, in questo caso mi era piaciuto perché è una copertina molto simpatica, no? E poi mi piaceva perché c'era questa trama che sembrava molto interessante. Il vecchio comò in legno con i suoi 10 cassetti colorati è lì nel centro della stanza. La donna ne è affascinata da quando era bambina, ma non ha mai avuto il permesso di toccarlo. Era l'unico segreto di nonna Rita, l'unica cosa che non condividevano. Eppure, ora che l'anziana non c'è più, è lei ad averlo ricevuto in eredità, senza un'apparente spiegazione. Per questo, quando si avvicina alle serrature, sente il coraggio venirle meno, come se qualcosa di speciale stesse per accadere. Ed è così. In ciascun cassetto si cela un oggetto ordinario che racconta molto più di quello che è. Racconta una storia che le parla della nonna come non l'ha mai conosciuta. Ci sono una medaglietta del battesimo, una chiave, un quaderno di poesie, un atto di nascita, un sacchetto di semi, un foulard azzurro, un biglietto del treno, un barometro e una busta da lettere. Insomma, questa storia sembra molto appassionante perché ci capita spesso. Insomma, io purtroppo non ho né più genitori né più nonni, e quindi quando raccontavano le storie, no, di quando erano bambini o ragazzi, si restava sempre molto affascinati per conoscere questa parte di loro che ci è sconosciuta, che non abbiamo vissuto con loro. E mi era veramente sembrata molto carina come idea, però nella lettura non sono riuscita a ingranare. Non so se è stato proprio il modo di scrivere, non so per quale motivo il libro non mi ha appassionato. Vedevo questa Rita come una persona che nonostante questi dettagli che raccontava la scrittrice, non riuscivo proprio a conoscerla e restavo completamente indifferente. Quindi questo è un libro, non ricordo neanche, non credo di averlo finito perché proprio non mi stava regalando nessuna emozione. È un peccato. Voi l'avete letto? Al nono posto ho messo Rapsodia irachena.
di cui non ricordo assolutamente nulla, quindi può darsi che mi sia anche piaciuto, ma ne dubito perché altrimenti me ne ricorderei. Leggo da internet perché ovviamente non avendo più i libri devo un po' attenermi al sito della IBS che ha delle descrizioni ovviamente le stesse che trovate nel libro. Il 23 agosto 1989 il Ministero dell'Interno iracheno viene informato che nel corso di un inventario eseguito nella sede del Comando Generale della Polizia di Baghdad è stato trovato un manoscritto in un archivio. Scarabocchiato a matita risulta essere il diario di un giovane detenuto di nome Furat. Dal manoscritto scopriamo che era uno studente di lettere e poeta alle prime armi, dotato di uno spirito sardonico e corrosivo, arrestato un bel giorno di aprile mentre guardava il cielo di Baghdad, seduto su una panchina ad aspettare Arij, la sua fidanzata. Furat rievoca l'incubo delle carceri del regime e in parallelo la sua vita quotidiana fino all'arresto, l'adolescenza, la famiglia, l'università, la dittatura, la guerra Iraq-Iran, le partite di calcio allo stadio, i primi amori. Racconta di un Iraq impossibile, dove il regime è ovunque, nella vita pubblica come in quella privata, nell'isteria della dittatura baathista, così simile al nostro fascismo. Solo nel finale, ambientato in una Baghdad apocalittica e deserta, sembra profilarsi una speranza, ma forse è solo un'illusione, un miraggio, un ritratto emozionante della vita dell'Iraq di Saddam Hussein, una miniatura delle sofferenze degli iracheni dai baathisti a Bush. Allora, io ricordo solo la sensazione di tristezza dopo aver letto questo libro, ma della trama veramente non mi ricordo nulla. È possibile una cosa del genere? Quindi anche rileggendo la descrizione del libro, mi sembra di aver letto tutto un altro libro. Mistero, scusate. Al numero 8 ho messo Il quaderno delle parole perdute, che ha una copertina stupenda, un titolo stupendo, però mi ha annoiato tantissimo. Vi leggo la descrizione dal sito di IBS. Oxford. Lo scriptorium, nel giardino segreto, è il luogo preferito della piccola Esme. Lì, nascosta sotto un immenso tavolo di legno, ruba parole scritte sui fogli bianchi. Parole che il padre, lessicografo, scarta mentre redige il primo dizionario universale, anche una cosa bellissima. Più Esme cresce, più capisce che le definizioni che non compariranno nel lemmario ufficiale hanno qualcosa in comune, parlano delle donne, del loro modo di essere, delle loro esperienze. Parlano della sorellanza, dell'amore che non è solo possesso, dell'essere compagni in una lotta comune. Escluderle significa non dar loro una voce, guardare il mondo da un unico punto di vista, soffocare possibilità e speranze. Eppure c'è chi fa tutto per farle scomparire per sempre. Anni dopo Esme è determinata a fare in modo che questo non accada. Per tutta la vita ha collezionato quelle parole con l'intenzione di proteggerle, perché ha un sogno, scrivere un dizionario delle donne che restituisca a ciò che è andato perduto il rispetto che merita. Per farlo deve combattere contro chi non la pensa come lei, ma a darle coraggio ci sono tutte le donne che da secoli non aspettano altro che far parte della storia e non essere dimenticate. Allora, ecco, questo è un libro che da questa trama, cioè dici, non lo posso non leggere perché io sono femminista, e quindi mi chiama una calamita, ma credo la scrittura noiosissima, credo che la parte in cui Esme è bambina dura tipo metà libro. Io a metà libro mi sono stufata, mi sono annoiata e ho smesso di leggerlo. Peccato, forse dovrei riprenderlo, non lo so, però veramente una scrittura un po' stucchevole, noiosa, ripetitiva, e il ritmo lentissimo, quindi non mi sono appassionata, mi dispiace tanto, perché prometteva veramente tanto, tanto. Numero 7, Segni e uova, di Mieko Kawakami. Allora, vi leggo cosa ha scritto Murakami di questa scrittrice e di questo libro in particolare. Non potrò mai dimenticare il senso di puro stupore che ho provato quando ho letto per la prima volta Segni e uova di Mieko Kawakami. Mi ha lasciato senza fiato. Comunque,
Questo potrebbe essere una critica positiva, ma anche negativa, non lo so, io metto le mani avanti. Questo libro è di 600 e tot pagine. Io ci sono arrivata a 300, però ho detto, ma chi me lo fa fare? Non lo so. Allora, in questo caso mi ricordo bene la trama, non ho bisogno di leggerla. Ed è la storia di due sorelle, una più giovane che vive a Tokyo e l'altra invece che vive in un paesino e non mi ricordo se è sposata, però ha una figlia adolescente. Le due sorelle non sono molto molto affiatate, però ogni tanto si vedono. E ognuna delle due sorelle ha un obiettivo nella vita, un desiderio. La più giovane vorrebbe diventare mamma, quindi ovviamente comincia a pensare, non avendo un compagno, alla inseminazione artificiale. E invece l'altra sorella vorrebbe aumentare il seno. Insomma, quando si vedono, discutono di queste due cose. E il libro è molto dettagliato e descrive tutte le ricerche che fanno una e l'altra su questi due argomenti. E io andando avanti, dico, ma chi se ne frega? Cioè, scusate la brutalità, però erano due argomenti che non mi interessavano. Erano proprio lontani da me e quindi non vedendo le cose progredire, perché ok, poi va bene, succede, lo fate, poi come vivete con questa cosa? No, dopo 300 pagine ancora al punto di partenza. Quindi a un certo punto gli ho detto ciao e non mi sono neanche interessata di capire come poi era andata a finire, se una si era rifatta il seno, se l'altra insomma era riuscita a rimanere incinta via seminazione artificiale, eccetera. Insomma, questo libro l'ho abbandonato. E voi lo avete letto? Numero 6, Randagi di Marco Amerighi. Questo è un finalista del Premio Strega, quindi insomma il coraggio che ho io a parlarvi di libri candidati al Premio Strega che non mi sono piaciuti. Anche in questo caso mi ricordo poco, quindi vi leggo la descrizione da IBS. Pisa, in un appartamento zeppo di quadri e strumenti musicali, affacciato sulla torre pendente, Pietro Benati aspetta di scomparire. A quanto dice sua madre, sulla loro famiglia grava una maledizione. Prima o poi tutti i Benati maschi tagliano la corda e Pietro, ultimo genito, fifone e senza qualità, non farà eccezione. Il primo era stato il nonno, disperso durante la guerra in Etiopia e rimpatriato l'anno dopo con disonore. Il secondo nel 1988, quello scommettitore incallito del padre, Berto, tornato a casa dopo un mese senza il mignolo della mano destra. Quando uno scandalo travolge la famiglia, Pietro si convince che il suo turno è alle porte. Invece a svanire nel nulla è suo fratello maggiore Tommaso, promessa del calcio, genio della matematica e unico punto di riferimento di Pietro, a cui invece ancora una volta non accade un bel niente, per quanto impegno metta nella carriera musicale. Allora, questo lo so perché... Allora, intanto l'ho scelto perché era un finalista del Premio Strega. Essendo un candidato, sarà un bel libro. Allora, magari anche a voi è piaciuto. La mia difficoltà, è, come ho detto in un video precedente, è quando incontro personaggi svogliati e che non hanno un chiaro obiettivo nella vita, che non sanno quello che vogliono, soprattutto quando sono gli uomini che sono così, forse dei trascorsi con cui impatto e quindi mi ricordano forse esperienze personali, non lo so. Comunque sì, ovviamente questa è la soggettività, no? Di farsi piacere un libro o meno. E quindi, insomma, questo arrancare del libro e dei personaggi mi stava molto scomodo e quindi è una lettura che ho abbandonato e la chiudo qui. Al quinto posto parliamo ancora del Premio Strega e quello che ha vinto
Marco Desiati con Spatriati. In questo caso, anche qui parliamo di un personaggio non risolto e che ha comunque dei problemi già di suo personali, perché è una persona che scopre la sua omosessualità in tarda età, o almeno da quello che si evince nel libro, che è molto legato a questa figura femminile, una sua amica, che invece ha questa smania di partire, di lasciare. Siamo in Puglia, dove il paese di origine diciamo, dei due personaggi principali, e finalmente questa donna decide di partire e incita e sprona anche il suo amico a partire con lei, ma lui non trova il coraggio. Però lei lo fa a parte, e nonostante un risvolto non proprio super felice, in Germania, dove la sua amica si trasferirà, comunque lei lavora, guadagna, guadagna anche bene, però insomma non sembra super felice di questa vita, anche se non tornerebbe più indietro, ovviamente. E c'è questo personaggio maschile che invece arranca, 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 e io a un certo punto non sono più riuscita ad avere la pazienza di seguirlo nel suo viaggio interiore, personale, e mi dispiace, però, nonostante io, insomma, l'ho detto già altre volte, possa avere questa affinità con i personaggi, perché anch'io ho vissuto all'estero per tanti anni e quindi posso anche capire le dinamiche del dover partire, del lasciarsi le cose indietro, e davvero non sono riuscita a trovare affinità con questo personaggio, e nemmeno con il personaggio femminile, devo dire. E quindi è un libro che ho messo nella mia classifica dei flop. Peccato. Al quarto posto ho messo Il diario geniale della signorina Shibuta di Emi Yagi. Ve lo leggo, la descrizione. Se c'è una cosa che Shibata non sopporta è dover servire il caffè, pulire e riordinare. Ma chi gli piace? Nessuna di queste cose fa parte delle sue mansioni, ma Shibata è l'unica donna in ufficio popolato da uomini. Così una mattina, davanti all'ennesima richiesta del suo capo di raccogliere le tazze sporche della sala riunioni, annuncia che non può perché l'odore del caffè le dà fastidio. È incinta, o almeno questo racconta ai suoi colleghi. Inizia così la gravidanza di Shibata, un diario dettagliato in cui settimana dopo settimana racconta a se stessa e agli altri le tappe di un percorso che dovrebbero portarla a diventare madre. Con l'aiuto di qualche asciugamano appallottolato sotto i vestiti e un'app che le segnala i progressi del feto, Shibata trascorre 9 mesi in cui ha finalmente l'occasione di rallentare il ritmo frenetico del lavoro e recuperare tempo per se stessa. Allora, questo sembrava anche una trama interessante, ovviamente leggera, anche con dei risvolti magari anche più profondi, però anche qui credo la narrazione mi ha un po' lasciato perplessa, perché a volte sembrava che era veramente incinta e nella sua testa questa finzione sembrava quasi diventare realtà. E quindi certi pensieri suoi erano molto strani, come se appunto non fosse più ancorata alla realtà, nonostante nella descrizione appunto si fa riferimento al fatto che, avendo più tempo libero, lei facesse questo viaggio alla ricerca di se stessa. In realtà credo che si fosse anche un po' persa durante questa ricerca, almeno questa è stata l'impressione che avevo nella lettura. Credo di essere arrivata fino in fondo, ma non mi ricordo come è andato a finire. Veramente tragico, quindi non mi è piaciuto. Al numero 3 ho messo L'altra casa di Simona Vinci. Questo è stato un libro, una delusione, vi racconto perché. La storia mi aveva molto intrigato, perché
È ambientata in una villa che esiste veramente, una villa del Settecento che è stata anche di proprietà di Giuseppe Verdi, che è anche il mio compositore preferito. E la trama racconta di questa soprano che ha purtroppo un incidente alle corde vocali, ha dei problemi con la tiroide, quindi si sottopone a un periodo di, dopo un'operazione, a un periodo di tranquillità, di riposo proprio in questa villa, accompagnata dal suo manager e amante. Lei, insomma, recupera, si riposa in questa villa e dopo un po' è raggiunta da una pianista perché alla fine dell'estate la nostra soprano dovrà rientrare, diciamo, in attività con questo concerto privato organizzato proprio dal suo manager, che insomma spinge per farla rientrare, ricominciare a lavorare. E la storia a me appassionava perché comunque il mondo della lirica, questa casa così importante, con questo passato glorioso, mi ispirava tantissimo. Però a un certo punto del libro, cominciano a succedere dei fatti un po', soprannaturali che mi hanno creato un po' di disagi perché, non mi piacciono le variazioni di tema. Pensavo fosse piuttosto un viaggio che la nostra protagonista facesse nel suo io, piuttosto che avere delle avventure con muri che tremano, muri che diventano delle figure, insomma, e diventava un po' gotica la cosa. E quindi entriamo in un clima sovrannaturale. Però non si capisce bene se questi episodi sono degli incubi oppure una cosa reale. Infatti, più il libro va avanti e più non si riesce a capire qual è la realtà e qual è il sogno, perché questa cantante comincia a fare dei sogni particolari, però in un certo momento il racconto sembra che lei inizi la giornata come se si fosse veramente svegliata e poi succedono delle cose ultraterrene molto strane. Quindi mi sono trovata molto persa in questo scenario e non ho più avuto voglia di continuare la lettura, quindi una lettura abbandonata. Voi lo conoscete questo libro? Numero 2. Udite, udite. José Saramago, Saggio sulla lucidità. Questo libro è stato scelto dal mio gruppo di lettura qualche mese fa. E non è piaciuto a tanti. Era il mio primo libro di Saramago, quindi spero, insomma, lo so, è un autore osannato e spero di avere altre esperienze più positive. Però questo libro l'ho trovato davvero pesante, contorto e noiosissimo. Vi leggo la trama dal sito dell'IBS. Cosa succede a un paese se alle elezioni i cittadini decidono in massa di votare a scheda bianca? Quali ingranaggi vengono sollecitati fino alla rottura? Quali contromisure andranno messe in atto? Se lo chiede José Saramago con questo straordinario romanzo avvincente come un giallo e penetrante come un'analisi fantapolitica. L'ipotesi più accreditata è che ci sia un legame fra questa rivolta bianca e l'epidemia di cecità che solo 4 anni prima si era diffusa come la peste. Gli indimenticabili protagonisti di cecità fanno quindi ritorno per condurci in un viaggio alla scoperta delle radici oscure del potere. Un viaggio che ci fa gettare uno sguardo nuovo e spietato sui meccanismi del mondo nel quale esercitiamo o crediamo di esercitare ogni giorno la nostra libertà. Allora, io cecità non l'avevo letta. Comunque, insomma, qui siamo alle prese con un romanzo distopico, ovviamente, perché l'inizio era anche promettente, era abbastanza interessante, appunto, svegliandosi il giorno dopo le elezioni con tutti che hanno votato scheda bianca. Si potrebbe provare anche noi una volta, chi lo sa. Però poi la faccenda si fa molto, molto contorta e anche il modo di scrivere veramente contorto, appunto, che mi
mi sono veramente distaccata dalle vicende e l'ho letto fino alla fine, ma devo dire che ho saltato tantissimo. L'ho letto perché comunque volevo farmi un'idea per la discussione poi che abbiamo avuto al gruppo di lettura. Però è un romanzo sicuramente che io non ho amato e per favore consigliatemi un bel romanzo di Saramago che sia un po' più semplice, se scrive semplicemente non lo so, e che possa farmi cambiare idea su questo rinomato scrittore. E al primo posto il libro che più ho odiato quest'anno è stato Il condominio di James Graham Ballard, un altro libro distopico scelto dal mio gruppo di lettura, e capisco benissimo il motivo per cui è stato scelto questo libro, perché è sicuramente una trasposizione, diciamo, della realtà, della nostra civiltà, società moderna. Nel libro viene rappresentata come il condominio, no? In cui tutto avviene, c'è di tutto in questo condominio, è un grattacielo dove esistono banche e supermercati, quindi tu non hai bisogno di lasciare il condominio, che hai tutto quello che ti serve. C'è anche un ceto sociale nel condominio, perché ai piani bassi ci stanno le famiglie meno abbienti, fino a salire di ceto, diciamo così, fino all'ultimo piano dove risiede nella suite il costruttore, il padrone dell'edificio. Però in questo condominio cominciano a succedere delle cose veramente raccapriccianti. Insomma, questo portare al limite il comportamento umano, l'egocentrismo e il senso proprio di egoismo, dove ognuno pensa per sé, a livelli veramente estremi e psicopatici. Quindi, ok, ci sta avere questo parallelismo con la società moderna, dove tutto va a scatafascio, eccetera. Però si arriva veramente a delle cose veramente estreme. Vi leggo comunque la piccola descrizione dell'IBS. Un elegante condominio in zona residenziale, costruito secondo le più avanzate tecnologie, è in grado di garantire l'isolamento ai suoi residenti, ma si dimostrerà incapace di difenderli. Il grattacielo londinese di vetro e cemento, alto 40 piani e dotato di 1000 appartamenti, è il teatro della generale ricaduta nella barbarie di un'intera classe sociale emergente. Viene a mancare l'elettricità ed è la fine della civiltà. La metamorfosi da paradiso a inferno, la nascita di clan rivali, il via libera a massacri e violenza, il condominio con i piani inferiori destinati alle classi inferiori e dove via via che si sale in altezza, si sale di gerarchia sociale, si trasforma in una prigione per i condomini che, costretti a lottare per sopravvivere, danno libero sfogo a un'incontenibile e primordiale ferocia. E quindi, insomma, questo è un libro veramente sconcertante, però sì, in effetti, se uno pensa a quello che può succedere poi in episodi di guerre, di invasioni, eccetera, alla fine siamo un po' lì. Io l'ho trovato veramente molto duro e molto difficile da leggere, e capisco il senso che vuole dare lo scrittore al tutto, e forse anche un po' ingiusto e leggerlo come peggior libro del 2022, me ne rendo conto, però è il libro che veramente mi ha creato più disagio. Meglio che sia il peggiore, almeno ha una rilevanza importante, piuttosto che sia nell'anonimato, no? Questi erano i miei 10 libri flop del 2022. Ora fatevi coraggio e voglio sapere anche da parte vostra quali sono stati i libri che non avete amato. Lasciatemi un commento sotto il video.
Poi verso fine mese vi faccio un po' friggere, un po' aspettare, condividerò invece le letture che più ho amato quest'anno e sono davvero tante, quindi dovrò capire un po' come scaglionarle. Per il momento ci salutiamo qui e vi auguro fino al prossimo video buona lettura.